Negli ultimi anni ho fatto tantissimi viaggi con solo questo zaino qua e ormai la mia tecnica è super approvata. Oggi vi faccio vedere cosa metto all'interno, come lo organizzo e come riesco soprattutto a farci stare tutto. Allora, non è un video sponsorizzato, forse potrebbe esserlo, ma raga, è assolutamente uno zaino che ho comprato io tipo 2 anni fa. Quindi è arrivato quel momento di farvi un bel video a riguardo, di farvi un vero e proprio tutorial su come organizzo io tutte le cose. Quando voi vedrete questo video sarò già in viaggio a Barcellona. Non sapevo se dirvelo, ma ve lo svelo, ve lo voglio dire. Venite su Instagram per vedere i contenuti in diretta, vi farò vedere tutti i posti, salvo sempre le cartelle di visita lì, ma comunque sappiate che arriverà ovviamente il vlog della mia esperienza a Barcellona, il mio vlog di viaggio. La vera domanda è: come cavolo faccio a inserire tutto all'interno di questo zaino qua? So che può sembrare poco capiente, ma io ora vi farò vedere tutti i miei trucchetti. Ormai so organizzarlo al meglio, so infilarci tutte le cose al meglio e ho la mia tecnica da valigia perfetta. Comunque sappiate che ho appena attivato il condizionatore perché si schioppa di caldo, in questo momento è giugno qua a Milano. Ovviamente il link allo zaino ve lo metto giù in descrizione, lui è pazzesco, l'ho consigliato a tantissimi amici e amiche, su tutti si trovano da Dio. Io lo uso sia a Milano per andare magari a lavorare nei bar, nei caffè, quindi veramente multiuso, o anche per le gite di 2 giorni, di un giorno al mare, insomma è super super comodo. Allora, dietro è molto rinforzato, quindi ottimo per la schiena. E c'è anche una tasca qui sul retro, tipo magari dove mettere, che so, delle vitamine, degli integratori, metti che lo usate per andare in una gita al caldo, in bici, non lo so, qualsiasi cosa. Tasca inferiore imbottita, quindi rimane dura sulla schiena, rimane duro lo zaino, per il computer, iPad. Io quando devo tornare a Rimini per l'estate o comunque torno in treno, metto sempre i miei accessori tech qua, però gli accessori slim, cioè verticali, stretti, insomma, adatti a questa tasca piccolina qui. Super utile il fatto che abbia questa parte fatta così per la borraccia. Io uso sempre solo la borraccia, non compro più le bottigliette di plastica quando sono in giro nei bar, ho sempre la mia borraccia. Quando si passano i gate devi averla vuota, non puoi averla con l'acqua perché sennò te la fanno buttare. La svuotate, se avete dell'acqua prima, passate i controlli con la vostra borraccia vuota e poi andate in bagno, riempite l'acqua, raga. E poi qui vedete c'è questo qui che è un accessorio per far passare il cavetto USB e caricare i vostri dispositivi. Ora capirete meglio vedendolo all'interno. Comunque, abbiamo 2 tasche qua, vedete, una, due, oltre a quella dietro che vi ho già fatto vedere. La tasca più grande, quindi quella dove andrò a inserire tutti i miei vestiti per questo viaggio, starò via, non ve l'ho ancora detto, 4 notti, ok? È fatta così, raga, lo so che sembra piccolo, lo so che in questo momento voi starete per chiudere il video dicendo: ma caro, come cavolo fai a infilarci tutte le cose? È impossibile, non ha senso sto video. E invece questo video è la svolta, io vi farò vedere. Allora, vi spiego. Questa, vedete che c'è questa sorta di cosa scomparsa, fisarmonica, che si chiude facilmente. Praticamente è una tasca che c'è sotto lo zaino dove potete inserire, vi faccio vedere perché qua davanti a me ho le mie infradito, potete inserire delle scarpe, dei sandali che vanno tranquillamente a nascondersi qua sotto e non vi tengono spazio, vedete? Cioè, sono scomparse. Non vi tengono assolutamente spazio nella zona più grande dello zaino e appunto rimangono alla base dello zaino. Ta-da! Quindi già questa è la svolta. Se volete portare, ad esempio, io porterò in questo viaggio questo infradito per andare al mare, oppure altre ciabatte, non lo so, devo capire. Adesso ragioniamo insieme perché voglio anche fare la valigia. Porto queste o le altre? Forse le altre perché sono più carine e le posso usare anche di giorno. Quindi questa tasca è una piccolezza, ma è super super comoda. Poi, vi stavo dicendo, la parte grande fatta così, qui c'è una tasca interna che io sinceramente non ho mai utilizzato finora. Cosa ci si può mettere? Non lo so, a voi la scelta. Se avete delle idee su cosa ci può mettere qua, scrivetela nei commenti. E poi qua, come vi dicevo, c'è la presa USB che si può utilizzare per un adattatore portatile, un adattatore appunto, sì, piccolino. Lo metti in borsa, lo tieni qua e qua fai uscire la presa e attacchi il tuo telefono. Top, molto comoda. Sinceramente non l'ho mai utilizzato per il momento, ma magari per questo viaggio lo farò. È sempre una cosa comoda da avere. Questa tasca è appunto quella centrale e qua sull'altro lato, vedete, questi scompartimenti io li trovo molto utili perché solitamente qua metto assorbenti, tampax, cose del genere, che cose da donne, infilati qua. Poi metto qui delle cose che non voglio che si spostano, tipo orecchini, collanine, le metto tutte magari in dei piccoli contenitori, contenitorini che adesso vi faccio vedere. Li infilo e stanno qua.
Poi qua spesso metto i cavetti, magari gli accessori e cose che possono essere infilate lì e rimangono almeno qua, in questa zona non si disperdono tra i vestiti. Altra cerniera, quella sul davanti, anche qua abbiamo un mega scompartimento dove vi giuro si può imbottire tantissimo questo zaino. Qui davanti ci sono due cerniere, quindi altri due scompartimenti, qua uno piccolino. Solitamente io qua metto le chiavi di casa, biglietti, cose varie, ammuchina, elastico. E altro qui dove tengo solitamente i documenti, tipo il passaporto, altri documenti vari, cose utili che mi servono e devo averle sotto mano. Una cosa, quando utilizzo questo zaino e devo praticamente fare un viaggio da Milano a un altro posto, io abito a Milano in questo momento, non tengo mai il portafoglio e il telefono qua perché ho paura sempre cioè ho sempre questa ansia della gente che mi ruba le cose e quindi mi tengo sempre la borsa tracolla sul davanti. Quindi non vi consiglio di tenere telefono qua e il portafoglio qua perché sono cose che magari possono essere prese facilmente, cioè oddio facilmente no perché si sente se qualcuno vi apre, però io ecco vi dico questa cosa. Poi mi piace tantissimo di questo zaino il fatto che abbia queste allacciature qua laterali perché quando è bello cicciotto imbottito voi vi ritrovate con questa sacco enorme sulla schiena e questo vi stringe, vi compatta tutto l'interno dello zaino in maniera top e vi fa sembrare tutto più compresso, cosa ottima quando dovete passare il controllo del gate e avete paura che magari per la dimensione non vi passi lo zaino, non vi passano le cose. Questo vi salva, ma in generale questo zaino se lo comprate non avrete mai problemi. Io non ho mai 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 avuto problemi, ho viaggiato con tantissime compagnie, non ho mai viaggiato internazionalmente con questo zaino, ma insomma raga, Ryanair, EasyJet, Wizz Air, un'altra che adesso non mi ricordo, ne ho fatte, insomma tutti loro, nessun problema, super easy, veramente. Allora, direi di iniziare a fare il packing della situation. Per chi non sa l'inglese, packing uguale, prepariamo la valigia. Prepariamo la valigia insieme. Comunque, raga, non sapete quanto io sia contenta finalmente di farvi il video su tutte le mie strategie, i miei trucchetti per imbottire questo zaino alla perfezione e partire con poco, perché è la comodità. Allora, poi se lo proverete fatemi sapere perché veramente se imparate a viaggiare con solo lo zaino vi svolta la vita. 4 notti a Barcellona, il tempo è caldo, quindi è importante ovviamente pensare al meteo. Se fosse stata una meta fredda, vi giuro che mi sarei imbottita follemente addosso proprio prima di partire, in modo da evitare di riempire lo zaino. In questo caso porterò comunque una giacchetta di pelle per la sera o magari una felpa perché comunque fa un botto caldo e anche qua a Milano ormai è caldissimo, siamo a giugno inoltrato, fine giugno. E quindi tutto ciò che è più pesante me lo tengo indosso anche in questo caso. Qua dentro vado a mettere gli outfit carini, magari per la spiaggia, un bikini, adesso vediamo. Iniziamo. Allora, raga, c'è un problema perché voglio tantissimo portare lui, questo copricostume qua che è stupendo in croce, però vedete come tiene volume, è tantissimo di volume. Allora, queste sono le cose che ho selezionato, ora vi spiego. Una cosa che faccio sempre importantissima è pensare prima gli outfit e trovare dei capi che si abbinano anche tra di loro. Come vedete sono tutti colori che stanno bene insieme. Io comunque ho uno stile abbastanza semplice, ma con quel tocco particolare, ora comunque capirete, se mi seguite lo sapete. Tipo pantalonellino freschi, lunghi, comodi, si possono usare sia di sera che di giorno, magari di sera con un top più figo, più particolare, tipo quello lì, oppure il corsetto nero. Ma anche con quel corsetto bianco, molto carino. Di giorno l'ho pensato ad abbinare con questi due. Poi shorts in lino. Se volete vedere dove ho preso queste cose, raga, guardate l'ultimo video haul. Si può abbinare con queste tre canotte. Queste due hanno lo stesso modello. Questa invece è più scavata. Devo ragionare se portarla meno. Forse non serve, forse non la porto. Questa adesso la metto nei forse. Vediamo se ci sta. Facciamo così, la metto là. Poi pantalone short in similpelle, io lo adoro, lui perché rende l'outfit più carino, più serale e due top per la sera. E sì, lui praticamente l'ho portato principalmente per avere delle opzioni per la sera, di giorno il similpelle non lo metto. Quindi per ora abbiamo 3 pantaloni, 2, 4, 6 top, ok? E in più abbiamo i pantaloncini che indossavo in questo momento che mi sono tolta perché li voglio tenere tipo in hotel, insomma dove saremo. E anche una t-shirt corta, magari da usare come pigiama. Ok.
Ecco, porto due bikini, uno nero e uno lilla, e vorrei portare questo copricostume. Quindi ora tentiamo di mettere tutto dentro qua e vi faccio vedere come faccio. Sicuramente questo è il pantalone più voluminoso che ho, quindi lo terrò anche in viaggio. È bianco, quindi devo stare attenta a non sporcarlo, però se si sporca prendo un sapone, qualcosa, lo lavo. Ma sarò attenta, non lo sporcherò, quindi questo lo tengo nelle cose che indosso per partire. Questo è un super tip. Per partire che cosa metto? Metto un top semplice, tipo questo. Questo qua. Sì. E poi metterò magari una felpina che tengo sopra, oppure appunto la giacca in pelle che tengo. No, la giacca in pelle è troppo... metterò una felpina. Inizio mettendo gli shorts. Io uso la tecnica di arrotolamento sushi. Li arrotolo ben bene e li infilo tutto giù in fondo. Proseguo con questi, che sono leggermente più voluminosi per il fatto che sono in similpelle e hanno anche una cintura sulla vita. Poi proseguo con l'altro pantalone short. Questo lo faccio così perché è veramente piccolino, lo metto sul lato in modo da riempire anche il buco del lato. I top li vado a fare metodo sushi. Abbiamo messo praticamente tutti gli outfit, e questi li indosseremo, tutto qua all'interno. Forse riusciamo persino a mettere il copricostume che amo alla follia, perché lo possiamo mettere sopra così. Qui abbiamo lo spazio per il beauty case, sì, e magari anche un treppiede piccolino. Non mi serve in realtà il treppiede, non lo porterò. Poi prenderò una sacchettina per i costumi e per l'intimo, di quelle sacchettine trasparenti, insomma. Infilerò tutto così. Ah, non ho messo questa maglia che è quella per il pigiama. La vado a mettere qua. Questa ho deciso che non la porto perché odio portare cose in più. In base a quanti trucchi porto, quanti prodotti porto, deciderò se portare lei oppure lei. Ma contando che viaggio solo col bagaglio a mano e i liquidi li devo mettere in un sacchettino a parte trasparente, penso che userò lei piccolina perché per tutte le cose compatte non liquide, e poi metterò i liquidi sopra in modo che sia più piccolina questa qua e non sia inutilmente grande. Allora, adesso non vi sto a far vedere proprio cosa gli metto in maniera specifica. Se siete curiose magari venite su Instagram, scrivetemelo e vi faccio vedere nelle storie cosa c'è nel mio beauty case. Però appunto il beauty è grande così, si infila così e poi appunto con la busta in plastica la andiamo a mettere sopra. E tadan! Ecco qua lo zaino letteralmente finito, raga. Io non posso crederci che sono riuscita anche a tenere lei qua dentro, sono super felice, lo adoro. Questo copricostume, vi giuro che è alto così, comunque tiene molto spazio. Quindi se non portate una roba come questa potreste portare, che so, il phon, piastra, insomma, se vi serve una parte che adesso vi faccio vedere. Lo chiudo e vi faccio vedere che... chiudendolo lui si ridimensiona. Aspettate, vi faccio vedere. Ok, l'ho chiuso, vi faccio vedere. Quando voi lo tirate su, le cose vengono spinte verso il basso e qui avete ancora spazio per infilare. Ad esempio, potrei filare la piastra e quindi c'è ancora spazio, raga. Cioè, voi ditemi se questo zaino non è pazzesco per i viaggi. Sì, dietro c'è un po' di casino, scusate. Qua ci metteremo la borraccia. E questi servono proprio a compattare di più le cose all'interno dello zaino. Vedete? Ah! Quanto sono stata brava! Andiamo ad aprire quindi la taschina sul retro e lo infiliamo semplicemente. Non ha assolutamente aggiunto spazio allo zaino e... ta-da! Adesso vi faccio vedere com'è lo zaino indosso. Ovviamente si può tirare di più, alzarlo, abbassarlo, sono tipo in ginocchio sul letto. Questo è il retro, tadan, super super carino, c'è in tanti altri colori, non pesa, è super comodo. Volendo, se vi piace, potete anche chiudere qua davanti in modo da sforzare meno la schiena e portare il peso più sul davanti. Io da quando ce l'ho lo amo follemente, non mi sono mai pentita di questo acquisto, costa anche poco e ve lo consiglio un sacco. E adesso condividete il video proprio con quelle persone che non riescono mai a far stare tutto in uno zaino in modo da poterle aiutare. Io vi saluto, vi aspetto su Instagram per vedere il mio viaggio a Barcellona e vi aspetto nel prossimo video appunto col vlog di Barcellona con questo zaino. Ciao ragazzi, un bacio!